Buon pomeriggio a tutti. Quando Walter mi ha invitato a questa chiacchierata con voi, avevo pensato di mettere in piedi anch'io qualcosa di precostituito, un ragionamento, un discorso da fare insieme. Poi un po' non ho avuto tempo, ve lo confesso. Un po' era difficile focalizzare un argomento così esteso. Quindi ho proprio ascoltato volentieri i due interventi che mi hanno preceduto e cercherò, a partire da questi, di condividere con voi un po' gli spunti che mi sono venuti in mente, i concetti che ho visto con gli occhiali della pedagogia, perché noi che lavoriamo a scuola guardiamo tutto, guardiamo il mondo attraverso questo tipo di occhiali, che sono poi gli occhiali, io dico, dell'ottimismo, cioè di chi comunque ha a che fare con dei bambini o dei ragazzi in età evolutiva. E se non credessimo veramente totalmente nella nostra possibilità di modificarli in meglio, credo che dovremmo tutti cambiare mestiere. Perciò dobbiamo avere questo credo pedagogico di fondo e siamo condannati a questo ottimismo. E proprio partendo dall'ottimismo, vi do due dati che a me hanno fatto piacere. Noi ci diciamo sempre che siamo molto in crisi come scuola sulla lettura e sulla scrittura, e lo siamo effettivamente, poi magari vediamo di mettere in luce il perché. Ma ci sono due elementi che a me hanno fatto molto piacere, molto recenti. Uno è che io ascolto, credo come alcuni di voi, una trasmissione in radio, Radio 3, che si chiama Fahrenheit. Una trasmissione che parla di libri e, ahimè, posso sentirla poco perché sono sempre a lavorare, ma quando posso l'ascolto, soprattutto d'estate o nei momenti in cui si è a casa. E hanno dato questa informazione giusto l'altro ieri, e sembra che la zona di Milano e Interland, sia la zona in Italia che consuma libri. Tra il 60 e il 70% dei libri sono venduti qua. E qui da milanesi, diciamo, forse la scuola fa anche bene il suo mestiere, perché la difficoltà di motivare alla lettura sicuramente è grande, ma se c'è questa realtà in questa zona, forse la scuola qualche merito se lo deve prendere. Il secondo dato molto positivo che conferma questo, e credo molti colleghi che sono qua presenti e magari hanno condiviso anche loro questa esperienza, è la recente avventura di Book City, che il Comune di Milano ha sposato un po' arbitrariamente, qualche volta, un po' da pioniere direi, ma che ha avuto una risposta, una ricaduta sulle scuole, credo che nessuno si aspettava. Straordinaria. I ragazzi hanno fatto dei lavori bellissimi. Chi ha visto l'esposizione alla Rotonda della Besana saprà che io stesso ho visto i lavori dei miei ragazzi, che non ho seguito, quindi non ho nessun merito, perché hanno fatto tutto da soli, e veramente mi sono inorgoglita, perché loro, come quelli delle altre scuole, vuol dire che c'è questa volontà, e tutto sommato non è impossibile coltivarla ancora nelle scuole, anche se siamo qui a dirci la tecnologia ha fatto morire o rischia di far morire la lettura e la scrittura. Però credo che non dobbiamo confondere la lettura e la scrittura con gli oggetti o gli strumenti. Allora, è vero che i libri forse, come oggetti cartacei, non hanno più il primato, perché sono affiancati da altri strumenti. Ma è altrettanto vero che, come quando è nata la stampa con Gutenberg, si sono tutti stracciati le vesti, adesso con gli ebook faranno altrettanto, ma non è così. Cioè, dobbiamo andare a vedere qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è leggere ed è scrivere, dobbiamo trovare il modo di utilizzare questi strumenti al meglio, perché guardate che la videoscrittura è straordinaria per poter... Io non riuscirei più a scrivere senza la videoscrittura, a mano non ce la farei più. E lo stesso vale per gli ebook, o la possibilità di leggere tanti libri dentro un tablet e portarseli dietro. A noi lo schermo dà fastidio, a noi, parlo per me, qua magari c'è qualcuno più avanti di me, però gli schermi per i nostri ragazzi sono abituali, loro leggono tranquillamente. Quello che a noi dà fastidio per loro invece, che sono nativi digitali, è una cosa normale. Quindi non demonizzerei le tecnologie, cercherei di vedere come fare per conciliare le cose all'interno di un percorso scolastico. Per riprendere una cosa che diceva l'ispettore Tiritico prima, ha parlato del percorso che la scuola ha fatto rispetto alla lettura e alla scrittura. Io dico che la scuola è nata per la lettura e la scrittura. Fin tanto che non c'era la lettura e la scrittura, non c'era bisogno di scuola, perché quel che c'era da imparare si imparava tranquillamente con l'apprendistato, in casa, in famiglia, in società.
Quando poi la società si è evoluta al punto tale che c'è stata l'esigenza di imparare dei codici, come il codice della lettura e poi quello della scrittura, ovviamente sono due facce della stessa medaglia, c'è voluto un insegnamento strutturato, organizzato da esperti che alfabetizzassero tanti ragazzini, insegnassero questo codice. La scuola è figlia della lettura e della scrittura, non possiamo farne senza, perché è proprio il senso del nostro essere, direi. Un'altra suggestione che mi è venuta in mente sentendo parlare del valore sociale della lettura e della scrittura come formazione della cittadinanza attiva è una frase che mi echeggia spesso e che risuonerà anche in voi sicuramente, ed è di Don Milani, e dice: ogni parola in più che imparano i miei ragazzi è un anello in meno della catena che li terrà legati a una posizione di subalternità sociale. Quanto è vera questa cosa? Quanto noi, facendo scuola, facciamo ancora questo, in un momento in cui nel 2013 si potrebbe pensare che tante situazioni si sono evolute, sono superate? Quanto invece a scuola noi facciamo, una volta si diceva, il decondizionamento, cioè cerchiamo di rimuovere gli ostacoli che fanno da inciampo alla piena realizzazione della personalità dei nostri ragazzi. E attraverso la parola, il linguaggio, questo è il percorso che facciamo. Linguaggio, riportandolo all'attualità, ricordiamo che le ricerche neuroscientifiche ci hanno fatto capire quanto le strutture cerebrali siano prodotto della parola. Al punto tale che si formano, si strutturano alcune aree del cervello in funzione di come una persona parla, di quanto complesso è il suo codice linguistico, di come scrive e di come pensa. Pensiero e linguaggio sono a un certo livello di sviluppo necessari l'uno all'altro, non c'è pensiero complesso senza parole. Quando voi pensate in maniera complessa, utilizzate il dialogo interiore, parlate con voi stessi, se non aveste queste parole non potreste pensare. Se i nostri ragazzi non hanno queste parole non possono pensare complesso, rimangono a un livello di pensiero più semplice, meno evoluto. Quindi è sicuramente un must per noi a scuola lavorare sul linguaggio e sulla parola. Richiamo ancora un altro concetto, che è quello dell'affettività, e poi ci ritorno quando parlerò di motivazione. La parola è allo stesso livello, allo stesso momento cognition, cioè elemento cognitivo, e anche affettività. Questa cosa mi è venuta in mente ascoltando il discorso che faceva prima Tiritico e anche quello che faceva lo scrittore, che poi recupero ancora dopo. Quando i bambini imparano a parlare è perché isolano nell'universo sonoro in cui sono immersi alcuni frammenti. Questi frammenti sonori sono le parole. E le parole, come mai a un certo punto riescono a tirarle fuori da quella babele di confusione sonora in cui sono completamente immersi? Perché questi piccoli frammenti sonori hanno una carica affettiva. Perché la mamma che dice una certa parola al bambino non gli fa sentire solo dei suoni, accompagna quei suoni con un messaggio di affetto. E questa affettività fa nascere il linguaggio. Quindi il linguaggio e la parola non sono mai neutri, sono sempre affettivamente connotati. E nella misura in cui noi a scuola riusciremo a continuare questo percorso, a potenziare l'affettività che è legata alla parola, riusciremo a suscitare quella motivazione che è così tanto difficile da far nascere e da mantenere nei nostri ragazzi di oggi, che la parola la usano sempre meno. Perché la usano sempre meno? Perché a casa si parla sempre meno, ci sono sempre meno spazi per discutere. La televisione usa il linguaggio, ma il linguaggio televisivo è un linguaggio pensato per raggiungere tutti e quindi è tarato molto verso il basso. È un linguaggio che è figlio del consumo e dell'induzione al consumo, quindi non è neutro neanche da questo punto di vista, e anche su questo dovremmo ragionare, sul compito che come scuola abbiamo nell'educare la capacità di decodificare i linguaggi
oltre che riconoscerli e produrli. Quindi questi modelli linguistici sono modelli molto bassi che non ci aiutano e che diseducano da un certo punto di vista i nostri ragazzi alla parola, al linguaggio. Come facciamo a rimotivarli? Sicuramente partendo da molto presto. Per lavorare bene sulla parola e sul linguaggio bisogna lavorare con i bambini fin dalla scuola dell'infanzia. E allora recupero il discorso dell'oralità. Prima si parla e si ascolta e poi si legge e si scrive. Se non si è parlato e non si è ascoltato, non si può leggere, non si può scrivere. La cultura umana è stata orale per la stragrande maggioranza del tempo. La scrittura è arrivata all'ultimo momento. Ma tutta la cultura umana è andata avanti per tanti e tanti e tanti e tanti anni solo attraverso la trasmissione orale. E ancora adesso l'oralità fa parte della dimensione naturale dei nostri bambini, perché l'ontogenesi ripercorre la filogenesi. Lo sviluppo dell'individuo singolo ricapitola in sé lo sviluppo di tutta la specie umana, da tutti i punti di vista. E allora fin da piccoli l'oralità è la condizione su cui noi possiamo giocare, non solo perché le mamme dovrebbero raccontare ancora le favole ai loro bambini per farli addormentare la sera e quindi accompagnarli al sonno, che è un momento in cui ci si abbandona e si deve essere sicuri di ritrovare il proprio mondo quando ci si sveglia per fidarsi e lasciarsi andare. I disturbi del sonno sono molto frequenti nei bambini di oggi, Questo però è un altro discorso. Allora, la favola aiuta, accompagna, e i bambini amano i riti, la favola diventa un rito da sentire magari sempre con le stesse parole, allo stesso modo, che se tu sbagli e sbagli parola ti dicono ma no, non è così, è così. Chiedi, ma senti, se la sai già perché me la stai chiedendo un'altra volta? Perché il bello è sentirla raccontare sempre così, è poter aggrapparsi a quelle parole come una certezza. Questa certezza che dà sicurezza effettivamente, ma nello stesso tempo fa crescere il cervello, sviluppa fisicamente alcune aree del cervello. Il nucleo caudato, insieme con le aree di Wernicke e di Broca, ci sono potenzialmente nella specie umana, ma non si sviluppano se non ricevono il cibo naturale nel momento giusto. Il cibo sono le stimolazioni attraverso le parole, attraverso il linguaggio, attraverso l'affettività che connota questo percorso. Allora, questa cosa vale per i riti dell'addormentamento, ma vale moltissimo anche alla scuola dell'infanzia, dove l'ascolto si può educare attraverso brevi momenti, perché non si può raccontare una favola troppo lunga, ma è importante che l'insegnante racconti e che accompagni i racconti con la mimica, con i rumori, teatralizzando il più possibile, perché questo aiuta il bambino a costruirsi delle immagini mentali e nutre la fantasia, una dimensione necessaria, perché è una direi che è un vaccino contro tutti i mali psichici che esistano. Nutrire la propria immaginazione è l'elemento più importante per guarire qualsiasi psicopatologia. E quanto come il racconto e l'oralità nutre l'immaginazione nei bambini. E si può fare fin da quando sono piccoli. Certo, si lotta contro un mondo in cui il racconto non esiste più. E quindi dobbiamo a maggior ragione sapere che sarà il nostro compito quello di alimentare questa sensibilità. E poi quando arrivano alla scuola primaria, io vi parlerei di lingue e di lingue, ma anche prima della scuola primaria, perché la lingua è la lingua nostra, la lingua italiana, quella del paese in cui viviamo, ma è le lingue di tutti i bambini che partecipano con noi a questa avventura di crescita multilinguistica e multiculturale che è la nostra realtà contemporanea. E allora far venire a scuola le mamme, la mamma araba, la mamma cinese, la mamma filippina, a raccontare o a cantare una ninna nanna nella sua lingua, e vuol dire far crescere in tutti gli altri bambini la curiosità di capire cosa vuol dire, di ripetere quei suoni, di imparare. Del periodo che va dai 3 anni alla 2 anni, 2 anni e mezzo, 3, alla pubertà, abbiamo il massimo dello sviluppo del linguaggio e delle strutture cognitive del linguaggio ascoltato e parlato, che poi sarà anche scritto e letto. Dopo la pubertà si è già chiusa o quasi del tutto chiusa una porta importantissima,
Quindi tutto quello che possiamo fare prima è, attraverso il canale dell'affettività, cercare di ritrovarla questa motivazione. E sono le ninna-nanne, ma anche io mi ricordo l'anno scorso sulle prime, le prime elementari, un lavoro fatto sul nome. Ognuno va a casa e chiede alla mamma e al papà, alla famiglia, perché non sempre la famiglia è così come la pensiamo noi o come ce la fa vedere la pubblicità, chiede da dove viene il mio nome, come mai l'hai pensato, perché me l'hai dato. Scopriamo da partire da una parola, la parola più importante che c'è, il mio nome. Quindi pensate a quanta affettività, a quanta identità c'è nel nome. Che senso ha quel nome? Io ce l'ho perché si chiamava Giovanni mio nonno, e quindi nella tradizione di famiglia io ho il nome di mio nonno, perché così c'è un qualche cosa che continua, c'è un legame che ci lega, un legame attraverso il nome. Io mi chiamo Shingen, che nella mia lingua vuol dire raggio di sole, perché quando sono nata mio papà ha visto un raggio che si accendeva e ha pensato che fosse uscito per celebrare la mia nascita. Io mi chiamo Mohammed, perché nella mia religione è un nome importante, quindi vuol dire che porto il simbolo di una cultura e di un credo che mi dovrà accompagnare per la vita. Pensate a quanto lavoro si fa sulla lingua, a partire da cose che toccano da vicino i bambini. E poi, non so, il lavoro sulle favole, sicuramente. Cenerentola esiste in tutte le culture, con pochissime variazioni, nemmeno io lo sapevo, è straordinario. Quindi in tutto il mondo, in paesi così lontani geograficamente, dall'altra parte del nostro emisfero, pensate a quanto la cultura umana, attraverso la lingua, è riuscita a mantenere delle invarianti che ci legano come esseri umani, che ci fanno essere qualcosa di diverso anche dai nostri vicini più prossimi, che condividono con noi quasi il 98% del nostro genoma, che sono gli scimpanzé. Eppure noi abbiamo la lingua, loro hanno altre forme di comunicazione. Quindi tutto questo ci può essere d'aiuto in un mondo tecnologico a non demonizzare la tecnologia, ma a mantenere quegli aspetti che sono cultura. Adesso i sociolinguisti non parlano più di lingua e di cultura, usano una parola sola, che è linguaggio-cultura. Detta in inglese viene diversa, suona più chic, ma io ve l'ho detto in italiano, è per dire che lingua e cultura sono due cose non separate, ma è la stessa cosa. Da qualsiasi parte la guardi, lingua e cultura sono è lo stesso fenomeno. La lingua nasce per accompagnare la cultura, orale o scritta che sia, la cultura si basa sulla lingua, e le due cose sono due cose che vanno insieme. Allora, avrei tante altre cose che mi vengono in mente, però mi fermo, magari se facciamo un giro dopo ne possiamo riparlare, magari puntando di più sulla lettura. Penso alla scuola dell'infanzia, quanto si può stimolare la lettura senza insegnare a leggere e a scrivere, soltanto esponendo i bambini alle scritte. Si incuriosiscono, voi associate le scritte, delle scritte semplici in stampato maiuscolo, a delle immagini, i contrassegni, quello che si fa sempre alla scuola dell'infanzia. Dopo un po' che le vedono, si incuriosiscono. I bambini scrivono spontaneamente da soli, senza che nessuno glielo insegni, e scrivono giustamente da destra a sinistra e dall'alto in basso, nessuno gliel'ha mai insegnato. Eppure quando gli dite, adesso prova a scrivere questa parola, gli dite una qualsiasi, ma non so scrivere, scrivi come sai. E scoprite che usano i segni alfabetici, spesso ricombinando quelli del loro nome, e quindi hanno capito che la scrittura è fatta di pezzi, che quei pezzi sono le stesse lettere che loro usano per scrivere il loro nome, che fanno meccanicamente molto presto, altro riferimento all'importanza affettiva del nome, e che scrivono ricombinando, quindi vuol dire che capiscono già che le parole non sono scritte tutte uguali, ma ci sarà qualche cosa che cambia perché i suoni cambiano, e scrivono da sinistra a destra e dall'alto in basso. Tutto questo non gliel'ha insegnato nessuno, l'hanno capito da soli, quindi hanno delle potenzialità straordinarie, a noi spetta solo il compito di assecondarle e qualche volta di non mortificarle, forzandoli magari a delle forme, delle modalità che non sono le loro, quelle spontanee. Pure penso, e qua chiudo, giuro, perché sennò potrei andare avanti tutto il giorno, a quanto si può lavorare sulla parola scritta e sulla musicalità, e riprendo un'altra suggestione di prima, lavorando, inventando il rap con i ragazzi delle medie.
un laboratorio di scrittura sulle canzoni rap, invente. Poi lasciate perdere che i testi del rap sono quelli che sono, però perché anche lì la lingua tira fuori la rabbia che i ragazzi di questa età hanno, con le loro difficoltà di adattamento, con i loro guai identitari, con tutto quello che volete. Però la lingua è strumento, e sta a noi utilizzarla, e abbiamo tanti, tanti modi possibili, se non ci focalizziamo sempre e solo su quelli che sono ritenuti gli unici a torto. Ecco. E possiamo anche divertirci tanto, questo per tornare all'ottimismo con cui ho cominciato. Bene.